Nella roulette sappiamo bene che le vincite non sono mai garantite. Tuttavia, esiste un metodo che prova a dare più controllo possibile su vincite e perdite, facendo un calcolo matematico su quali saranno le perdite e le vincite potenziali, portando le probabilità di vincita al 99,26%, con un sistema che permette di andare in profitto anche se si fanno più perdite che vincite. Di che metodo sto parlando? Di Labouchere. Oggi andremo a spiegarlo in dettaglio e lo dimostreremo in maniera pratica andando a vedere i pro e i contro. Benvenuti in un nuovo video di Casinò Italia. Io sono Federico e in questo canale condivido strategie, metodi, dimostrazioni ed informazioni sui vari giochi del casinò. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale, metti mi piace al video e attiva la campanella per non perderti nessuno dei nuovi contenuti. Puoi anche iscriverti al mio canale Telegram che trovi nel link nella descrizione del video, dove condivido contenuti extra che non arrivano mai su YouTube. Inoltre in descrizione trovi anche la lista di casinò certificati che consiglio. Prima di iniziare, ricordo che il gioco d'azzardo è vietato ai minori e se sei minorenne ti chiedo di non guardare il video. Per quanto le strategie che utilizzo e spiego hanno l'obiettivo di provare a vincere, i giochi di casinò hanno vari rischi e nessuna strategia può garantire una vincita certa. Nei miei video capita di vedere delle vincite, ma esse non vogliono dire che le cose vanno sempre così, poiché nel casinò a volte si vince e a volte si perde e il banco ha sempre un vantaggio. Per più info, ascolta la parte finale del video. Ok ragazzi, dopo aver parlato di Martingala, Fibonacci, D'Alembert, ci manca uno delle quattro grandi strategie alla roulette, Labouchere. Ed ecco che la andiamo proprio a vedere ora. Labouchere è in un certo senso molto simile a D'Alembert, nel senso che fa vincere meno velocemente di Fibonacci e Martingala, ma come D'Alembert è molto meno rischioso. Si basa anche questo in un concetto simile all'equilibrio di D'Alembert, ma si focalizza molto di più su calcoli statistici e deterministici, portando a vincere anche se si fanno più perdite che vincite. Ma com'è possibile? Beh, ora ve lo spiego. Prima di tutto, Labouchere funziona particolarmente bene nelle French Roulette, quindi oggi andremo a giocare su una di esse, e come al solito su un casinò certificato della lista, se no non serve a nulla che poi truccano i giochi. Per chi di voi ancora non conosce la lista la spiego brevemente. Online ci sono tanti casinò, ma molti non sono certificati, sono basati in qualche paradiso fiscale lontano, senza regolazione, e dunque possono tranquillamente sparire con i tuoi soldi, chiuderti il conto senza motivo e perfino truccare gli algoritmi del gioco, facendoti perdere apposta. Per evitare queste situazioni consiglio di giocare solo su casinò online sicuri e certificati dallo Stato italiano. Ho creato una lista di questi siti certificati che trovate nel link nella descrizione del video. Nella lista trovate anche una comparazione di bonus che questi siti offrono, visto che alcuni offrono giri o soldi gratis. Io sono sul primo della lista e userò la Premium French Roulette, perché come ho detto Labouchere funziona meglio sulla French e vedremo dopo perché. Qualunque French comunque va bene, basta che sia un casinò certificato. Prima di partire con la pratica, spiego brevemente la teoria. Il sistema è stato studiato da Henry Labouchere in persona, un gentiluomo inglese dell'epoca vittoriana, che a parte fare il politico e l'uomo d'affari, era un grande amante del gioco d'azzardo, e allora studiò questa strategia per vincere alla roulette. La strategia si basa sul calcolare tutto a priori e fare ingegneria inversa al risultato che vuoi ottenere. Ti stabilisce una vincita che vuoi fare con questa giocata, per esempio facciamo 10 euro, ma può essere qualunque cifra. Ora, dividi la cifra in unità, abbastanza basse ma non troppo. Nel mio caso la divido in 10 unità da 1 euro ciascuno. Idealmente puoi dividere la somma tra le 10 e 20 unità, quindi se vuoi vincere 200 euro, dividilo in non più di 20 unità da 10 euro. Una volta fatto, scrivi su un foglio di carta o su una nota del tuo PC, una per una, tutte le unità, così come mostrato. Da lì si inizia a giocare, puntando sempre, ogni volta, la somma del primo e dell'ultimo numero della nostra sequenza scritta nel foglietto. Nel nostro caso quindi faremo 1 più 1 e quindi puntiamo 2 euro. Se vinci, cancelli i numeri esterni della tua sequenza, che nel nostro caso sarebbero i 2-1 all'inizio e alla fine della sequenza, lasciando solo i rimanenti 8.
Se la tua prossima puntata è nuovamente un successo, cancelli anche i prossimi due numeri, sempre il primo e l'ultimo rimanenti. Se però perdi, aggiungi il numero della puntata appena perso alla fine della sequenza. Se per esempio ho puntato 2 euro e ho perso, aggiungo 2 in fondo alla sequenza. La prossima puntata sarà la somma dei nuovi numeri esterni, che ora sono 2 più 1. Quindi scommetteremo 3. Perso ancora? Si aggiunge 3 alla fine e si scommette 3 più 1, il numero iniziale della sequenza, quindi 4 in totale. Si va avanti così fino a che non si ha cancellato tutti i numeri della sequenza e di conseguenza si è arrivati alla vincita desiderata, senza aver perso nessun saldo. Il vantaggio matematico di questo sistema è che non devi vincere tutte le scommesse per raggiungere il tuo obiettivo di vincita. Puoi vincere anche con un bilancio di più perdite che di vincite, a patto che le vincite avvengano sulle scommesse con importi maggiori. Questo è ciò che lo distingue dal sistema D'Alembert, che è più conservativo e aumenta o diminuisce le scommesse gradualmente, basandosi su vittorie e perdite in maniera più lineare. In poche parole, quindi, non serve che ci siano il 50% di vincite e il 50% di perdite, come su D'Alembert, ma anche se fai più perdite che vincite, puoi comunque vincere. Passiamo ora alla probabilità di vincita con il sistema Labouchere. La chiave sta nel saldo o nelle unità che si hanno disponibili. Maggiore è il numero di unità con cui si parte, maggiore è la probabilità di poter completare la sequenza senza esaurire il saldo. Nel puro stile di Labouchere è stato tutto calcolato a priori. Ecco qui una lista di probabilità di vincita a seconda di che saldo si ha in termini di unità base con cui si sta giocando. Vedete che sale fino al 99.26% di probabilità di vincita se si ha un saldo di 2500 unità, che ovviamente sono tantissime, se no si scende fino al 79.52% con 50 unità, oppure 88% con 100 unità. Ognuno sceglie quanto vuole aumentare la probabilità di vincita, sapendo ovviamente che non salirà mai a 100%, e quindi anche se si gioca con 2500 unità c'è possibilità di rimanere all'asciutto. Quindi insomma, uno sceglie quello che vuole. Ok, allora, bando alle ciance e iniziamo a provarla in pratica. Eccoci qui, come ho detto sono sulla French Roulette del primo casino della lista, ho messo 100 euro di saldo e andrò ad usare unità da 1 euro. Oggi facciamo qualcosa di semplice, quindi andrò a mettermi 20 euro come risultato desiderato e lo andrò a dividere in 20 unità da 1 euro. Ce le scriviamo qui in questo foglio di note del mio computer e vedrete che cambierò spesso schermata tornando qui. Come vedete ho scritto una sequenza di 1 ripetuto per 20 volte e quindi partiamo sommando il primo e l'ultimo numero, quindi puntiamo 2 euro. Facciamo prima un bel giro a vuoto che fa sempre bene, esce nero e noi puntiamo sull'opposto, quindi 2 euro sul rosso. 8 nero. Ok, pari. Abbiamo perso. Quindi che si fa? Torniamo nel nostro foglietto e aggiungiamo in fondo alla sequenza quello che abbiamo appena perso. Quindi in questo caso aggiungo 2. Ora, come sempre, andremo a puntare la somma del primo e dell'ultimo numero della sequenza e quindi puntiamo 3. 11. Perso nero, ancora. Dispari. Quindi andiamo ad aggiungere 3. I soldi appena persi. Ora andremo a puntare di nuovo la somma del primo e dell'ultimo numero della sequenza, quindi nel mio caso 4 euro. Mannaggia, perso ancora. Sta roulette fa la birbante. E allora scriviamo 4 euro in fondo e puntiamo 4 più 1, quindi 5. Zero. Ok, ecco che è uscito lo 0 e ora vediamo perché la Labouchere funziona bene sulle French Roulette. La French paga lo 0 a metà, quindi invece di aver perso tutto, vinciamo metà di quello che abbiamo puntato. In questo caso che si fa? Si aggiungono i soldi persi, quindi i 2,50€, invece che tutti i 5, in fondo nella nostra sequenza. Quindi il vantaggio di giocare in una French è questo. Ok, quindi ora sommiamo 2,50€ con 1 e puntiamo 3,50€. 27. Vinto! Rosso, allora, quando si vince si va nel foglio e si cancellano la prima e l'ultima cifra della sequenza. Ora puntiamo la somma del primo e dell'ultimo numero rimanente.
Quindi 5 19, euro totali. Rosso, vinto ancora! Bene, vinto. Allora si tolgono anche questi due numeri e si punta al primo e l'ultimo rimanente. Quindi 3 più 1, 4 in totale. 35. Perso, nero, quindi si aggiunge 4 in fondo. Allora, adesso puntiamo 4 più 1. 26. Mannaggia, nero, perso di nuovo. Allora, scrivo 5 in fondo e punto 5 più 1. 26. E mannaggia, nero, perso ancora. Allora, scriviamo 6 in fondo e punto 1 più 6. 0. Mannaggia, esce uno 0. E allora vinciamo solo 3,50 euro. Quindi ora scrivo in fondo alla sequenza i 3,50 euro rimanenti. Punto quindi 4,50 euro. 16. Vinto! Rosso, bene, pari. Allora rimuovo quei 3,50 euro e l'euro iniziale della sequenza. Ora puntiamo 1 euro più 7. Sempre i due esterni della sequenza. 26. Perso, nero, quindi aggiungo 8 in fondo. Mannaggia, sto giro è bello cattivo. È un buon modo però per vedere in azione la Boucher quando ci sono grosse perdite. Come con D'Alembert non si vanno a fare enormi raddoppi esponenziali, perché qui stiamo facendo un gioco più di lungo termine, non vincendo assolutamente ad ogni giro, ma andando avanti seguendo il nostro obiettivo. Quella sequenza che seguiamo di fatto è la nostra ricetta per fare il profitto che vogliamo e noi la seguiamo senza pensare a se abbiamo recuperato o meno il saldo a metà giocata. Lo recuperiamo tutto e facciamo profitto una volta terminata la sequenza. Quindi anche la Boucher in realtà è meno violento di Fibonacci e Martingala, anche se è un pelino più cattivello di D'Alembert, perché, come vedremo a breve, quando si arriva agli ultimi numeri della sequenza spesso si punta abbastanza. Nulla comparato ai raddoppi della Martingala, ma sempre e comunque più di D'Alembert, dove si penzola sempre con più 1 e meno 1. Nel frattempo, come vedete, sto andando su e giù. Ogni tanto aggiungo, ogni tanto elimino numeri dalla sequenza. Questo in realtà è il momento peggiore del sistema, che denota il suo problema. Io poi oggi l'ho ingrandito con la storia che ho scelto di dividere il mio obiettivo di 20 euro in 20 unità da 1, invece che 10 da 2. Più lunga è la sequenza iniziale, più tempo ci vuole a terminarla e quindi più bisogna altalenare su e giù, specie verso la fine, il che può davvero diventare fastidioso. Di fatto però sono più le volte che è fastidioso che terribilmente pericoloso. Il succo del gioco è basta stare attaccati anche se si ondula a destra e sinistra e si arriva a destinazione. Semplicemente si va su e giù si toglie e si aggiunge e bisogna solo aspettare e avere pazienza. Prima o poi gran parte delle volte si arriva al risultato, però gran parte delle volte, ma non sempre. Ricordate lo schemino che vi ho fatto vedere a inizio video che diceva le percentuali di vincita a seconda di quante unità si hanno nel saldo? Ecco, quello mostra esattamente qual è la percentuale matematica in cui si riesce ad arrivare al risultato prestabilito, a seconda di quante unità si hanno di saldo. Sono percentuali alte, ma come si vede mai a zero, quindi ovviamente il rischio di finire a ondulare così tanto che prima o poi si perde tutto c'è sempre e non si cancella mai. Certo è una percentuale bassa, ma c'è sempre. Poi se uno vuole andare con un saldo di 2.500 euro per usare unità da 1 euro, avere sì il 99,26% di probabilità di vincita, ma rischiare in quello 0,74 di giocarsi tutti quei soldi va bene. L'importante è ricordarsi che il rischio c'è sempre ed essere sempre disponibili a perdere quel saldo. Se uno può perdere 2.500 euro, ok, ma personalmente consiglierei di andare con un saldo più ragionevole, che sia una cifra che davvero si è disposti a perdere ed accettare una percentuale di vincita un po' più bassa, per esempio appunto con 100 euro e giocando con unità da 1 euro, si scende all'88% di probabilità di finire la giocata con successo. Ok, ora vado avanti a giocare fino a che non finisco la sequenza. Vedo che ora finalmente inizia ad accorciarsi. Velocizzo il video, quindi a tra poco. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Mancano solo 4 numeri nella sequenza. 1, 1, 1 e 2.
3 rosso. E abbiamo vinto ancora, quindi ora togliamo i due estremi. E ci rimangono solo più 2 1, che quindi puntiamo subito assieme. 35, Azz, perso. Quindi aggiungiamo 2 alla sequenza, che ora invece di essere eliminata ha 2 1 e un 2. 23. Vinto! Rosso, quindi ora ci rimane solo più un numero. L'ultimo 1 e poi ci siamo, raga. Speriamo bene. 14, ed rosso, ecco il nostro 1 vincitore, bombazza! Quindi come si può vedere ho raggiunto l'obiettivo designato, 20 euro di profitto. In totale ci ho messo poco meno di 9 minuti, quindi come potete vedere è un processo molto più lungo rispetto ad una martingala, dove bastano una manciata di giri per fare 20 euro. Però a differenza della martingala qui siamo molto più sicuri non avendo grossi raddoppi e possiamo andare avanti potenzialmente per decine e decine di sequenze negative. Al contrario di D'Alembert però questo metodo è un pelo meno conservatore e il rischio è un po' più alto. Tuttavia il vantaggio di Labouchere rispetto a D'Alembert è che con Labouchere è tutto calcolato più nei dettagli, quindi se uno vuole farsi una giocata e arrivare ad un punto in cui o ha vinto o ha perso ed esce, ma vuole avere più dell'80% di possibilità di uscire con la vincita designata, allora questo metodo è perfetto, tenendo ovviamente conto dei soliti rischi, che purtroppo non spariscono mai. Dunque, fatemi sapere cosa ne pensate di questa strategia nei commenti. Cerco di rispondere a tutti. Faremo molte altre versioni di Labouchere, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervele. Ricordo che trovate in descrizione del video la lista dei siti certificati. Mi raccomando, è davvero importante giocare solo su siti certificati perché sono sicuri, garantiti dallo Stato e non truccano le giocate. Come sempre, ci tengo a fare un disclaimer importante. Vi ricordo che questo è gioco d'azzardo, vietato ai minori e può causare dipendenza. Nessun metodo roulette o di qualunque gioco del casinò, per quanto possa dare probabilità di vincita nel breve termine, ha una percentuale di vincita del 100%. Quindi c'è sempre il rischio di perdere tutto il saldo, anche quello vinto prima. Il mio consiglio è quindi quello di depositare e giocare utilizzando una somma di denaro che ci si può permettere di perdere e darla già come persa dall'inizio. Poi se si vince è una piacevole sorpresa. Il gioco d'azzardo non è un lavoro, è un gioco ed un passatempo. Quindi mi raccomando, è una buona idea sempre considerarlo come tale. E quando il divertimento finisce, meglio smettere. Sto preparando un sacco di nuovi video, dunque state pronti per tanti nuovi contenuti. A presto, dal vostro Federico.